Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo con Uncharted l'eredità perduta. Allora, siamo scappati al cattivone di turno di cui non ricordo il nome perché... Posso dire che... Asav, avevi ok. Ragione su Asav. Asav. Insomma, wow, sembra il classico tipo alla mano. Vero? Ed è quello che vuole. Scommetto che anche gli occhiali sono studiati. È per sembrare innocuo o geniale? Entrambi. Ma è sveglio. Era dottore prima di passare alla causa. Ha rinunciato a una carriera lucrosa. Gli sembrava la cosa più giusta all'inizio. Ah, ci siamo già ripresi? No. Ehi, ce la fai a proseguire? Sì, ce la faccio. Devo riprendermi un attimo. Allora, ragazzi, dicevo, siamo scappati da Asav che ci ha fregato il disco. Però, noi siamo ancora qua. Ma l'attivo con Adin, che come al suo solito spacca i culi. Non capisco, però... O sto Asav veramente tosto. Piano. O Nathan Drake che era una pippa nel 4 quando si è fatto prendere a calci in quel posto da Nadine, perché ha veramente preso a calci. Va bene. Il cancello è fatta. Ottimo ragazzi. Qua? Apriamo quell'affare. Va bene. Non so se ho fatto bene, ragazzi, a... Sì, ma che c'è anche una strada in basso. In realtà quella vacca è sacra. Quella è Nandi, il custode di Shiva. Quello deve essere l'ingresso della vecchia capitale. Gli acquedotti l'avranno attivato. Già. Ah, merda. Asav sta già per entrare. Allora è il caso di raggiungerlo. Dai. No. In che senso no? Sam Drake. Il suo non esperto ci credo. È Sam Drake. Già. Penso di... Sai che c'è? Forse è meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Nadine. Cosa? Cosa? Sam è più o meno il motivo per cui siamo qui. No, non puoi dire sul serio. C'era un accordo. Sam è andato in avanscoperta per indagare sul disco, ma poi è scomparso e io non potevo abbandonarlo. Sapevi del mio passato con Sam e mi hai trascinata qui. Eri la scelta più ovvia per il tuo rapporto con... Sfogati, non trattenerti. Ah, l'ho fatto. Sai una cosa, Nadine? Questo non cambia niente. Avrai comunque la tua fetta. Sì. O forse trovata la zanna, tu e Sam mi taglierete fuori. No, dai, non è così che lavora. È esattamente così che lavorano quelli come te. E pensare che io mi fidavo. Ascolta, ti avrei detto tutto riguardo a Sam, te lo giuro. Stavo solo aspettando il momento giusto per... Ok, ci ha abbandonati. Bene, siamo nella merda, ragazzi. D'accordo! Un po' di esercizio mi farà bene! Merda. Ok, quindi Nathan Drake, a me non mi pareva tanto il suo esperto, secondo me il custode, perfetto, capitolo 6, è stato catturato. Sam, scusate, non Nathan, cavolo dico. Va bene. Ganzissimo anche questo effetto qua dell'acqua. Non lo so, ragazzi, io me lo sto veramente gustando. Ci guadagno ad essere onesta. Sulla mascella. Giustamente. A livello di effetti è veramente una figata. A me mi sta veramente piacendo tanto. Saltiamo da qua, schiattiamo, secondo me sì. Quindi passaggio qua a destra forse. Consigliato per chi soffre di crisi epilettiche. Ti sflisci qua. Fa venire un attacco, porca vacca. Per fortuna ho gli antidolorifici. Ah, ok. Ma ovviamente li ho lasciati nei 4x4. È bella lunga a piedi, ragazzi. È bella lunga. Però ci gustiamo il panorama. Più che altro il... La grafica che non è per niente male, anzi. Io non so se neanche se sto andando dal lato giusto. Esatto.
Porca Eva. Ma procediamo principali. Qua è la strada principale, dritti per dritti, va? Ok. Una va, una sporca. Rallenta, rallenta. Come rallento? Beh, almeno ho ancora la mia dignità. Più o meno. Allora. Vai. Ma va tutta merda però, ragazzi, eh. Messaggio ricevuto, universo. C'è qualcosa qua, c'è qualcosa. Se lo trovo in fretta, ok, se no mollo. Ok, trovato. Ottimo. Ma io proseguirei di qua. Ci sono varie vie, però. Mi ispira più questa scala qua, ragazzi. E quella fessura lì sul muro. Poi probabilmente portavano qua tutte quelle strade lì. Tutte. No, ce ne hanno due. Ok. Vai. Proviamo di qua. Un attimo, mi ha... si è illuminato il bracciale, però vabbè, vediamo che sia qua su. Sì, è da questo lato. Ottimo, armi. C4, benissimo. Pistola. C4 come lo equipaggiamo? Ah, ok, lo lanciamo come... il classico bomba a mano, va bene. Ok, era questo che mi segnava, perfetto. Cosa abbiamo preso? Una specie di... boh, mappa? Allora, tieni premuto R1 per il C4, cosa dobbiamo far saltare qua? Questa. Ecco fatto. Sì, così. Se abbiamo qualcos'altro che magari mi ridà il C4. No, peccato. Perfetto. Oh, merda. Scendi, scendi. Si è fatto saltare in aria la G. Okay. Cavolo, quella è Nadine. Oh, ora c'è davvero dentro fino al collo. Veramente incazzata Nadine, ragazzi. Non riavrò indietro la cauzione. No, assolutamente. Direi di no, non è prevista nell'assicurazione per incidenti. Esplosa. Trovato qualcosa? Non ancora. Beh, teniamo gli occhi aperti. Sono nascoste qui in giro. Non possono essere lontane. Ok, ragazzi, purtroppo non abbiamo il silenziatore. Di qua, allora Nadina è andata da questo lato qua. Direi di... tanto eliminarci questo qua. Dovrebbe venire da questa parte. Ok, perfetto. Fuori uno. Voglio eliminare queste minacce qua, ragazzi, perché secondo me potrebbero... crearci dei problemi. Ho visto che c'hanno delle munizioni, però... ferma, calata! Che è tornato in... perfetto. Possiamo ancora fare, ragazzi. Ottimo. C4. No. Non così. C4, ok. Ahia.
Azzardo. Cosa cazzo fa? Stavo guardando, ragazzi, ma io non so se devo scalare questa qua. Secondo me sì. Spiegate che cazzo ha fatto, si è buggato, che merda. Ok. Per me dobbiamo scalare qua. No. Ma cazzo ci arriviamo qua su? Secondo me era andata di qua Nadine, ragazzi. Io non... non saprei. Immaginarsi un po' sta zona. Saranno delle scale. Andiamo qua su. Non saprei. Proviamo. Vediamo un attimo cosa... tiriamo fuori. Ah, ok. Nadine, eccola qua. Tutto ok? Ne vuoi ancora? Calma, con queste alle calcagna non arriviamo da nessuna parte. Dai! Ragazzi, dopo la chiacchierata con Nadine ho fatto un piccolo taglietto perché sono schiattato, quindi è inutile che vi metto. Sono schiattato subito dopo. Io voglio riuscire a raggiungere quel merda lì. Ma ha ucciso il veicolo, ma ha ucciso, però... perfetto. Ci sai fare, Clo. Aia. Nadine dov'è? È rimasta là. Ok. Secondo me dobbiamo eliminare sto merda qua. Non ci può stare, ma allora... questo però... c'ha l'elmo. Ho un regalino per quel corazzato. Vediamo se riusciamo, Lo facciamo avvicinare, ragazzi, e ci proviamo. A parte che quando sono morto, ho visto una cosa che mi può interessare. Sicuramente ci serve, più che altro. Qua. Del C4, infatti. Che il C4 va d'accordo col corazzato. Sì. Sentite anche questa leggenda qua. Un altro C4. C'era una cassetta qua da aprire. Io sono morto esattamente qua cercando di aprire questa cassetta lì. Ercole. Devo far veloce. Dai. Dai. Ok. Cosa abbiamo qua? Ottimo. Abbiamo 3 C4. Devi portarci in altezza, in altura. Che è meglio. Ecco. Dov'era? Non mi dire che ha preso... Tana, ha preso la colonna, ma ero al di fuori. Iniziamo col piede giusto. Non ci abbiamo più un cazzo. Via. Veloce. Cazzo, non così. Devo andare su. Non devo morire. No. Allora, devo lanciargli il C4, per forza, sennò...
po' acciaccato, forse con due colpi di... Uno. Due. E le lancio tutte. E tre. Oh. Vai all'inferno. Ok. Dai, esplosivi, dove siete? A merda! Rinforzi! No, non c'ho manco una, un'arma. Via. Ecco. Vai su, vai su, vai su, che era qua il fucile. Ok. Andiamo a dare una mano alla nostra amica Nadine. Giù. È proprio incazzata Nadine, ragazzi, eh. Giustamente. Non abbiamo messo le carte in tavola, non c'ha tutti i torti. Affanculo, muori. Munizione, grazie. Ci siamo. Via libera. Un attimo, e arrivo Nadine. No, niente, non ce ne sono altre munizioni. Va bene. Apriamo il tutto. Diavolo. Oh. Perché non mi dai? Ok, vai. Ecco fatto. Prego, comunque. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asav è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, merda. Senti, io... Dimmi tutto! Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. E pensarci un po' prima? E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse? Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. E va bene. Non va più veloce di così. Ganzo. Perché sembrava avessero instaurato un rapporto di amicizia. Che non ci seguono. È una buona idea. Ok. E possiamo proseguire in basso. Ottimo. Abbiamo un altro pellet avanti, ragazzi, sono curioso. Esattamente quello che sembrava. Allora. Lo combinano. Sto facendo saltare il mondo. Stanno facendo saltare il mondo come al solito. Di qua? Niente. Ok. Vicolo cieco? No, sono cieco io. Non è un vicolo cieco, sono proprio ciecato io. Va bene. Facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie. Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso. Abbiamo trovato la porta di servizio. Ah, ok. Quindi era un modo per proteggere i sudditi. Ho spaccato tutto. Roba che costava mille miliardi. Però mi segnala... un bracciale, qualcosina. Raga, mi sa che sto giro non lo trovo. Proviamo ad andare. Eccolo lì. Ok. Un altro vaso. Ok. Sembra un pozzo a gradini. Non ti interessa.
Hai sentito? Sì, ora sì. Che succede? Badate a noi. Non badate a noi. Che cos'è? Qualunque cosa si avvicina. Qua non possiamo salire, no? Sì, che mi segnala questo bracciale, però abbastanza distante rispetto... No, era lì il tesoro. E qua su, ok. Oh no! No, povero elefante. Vedi, maledetti stronzi, a far saltare in aria la roba. Calma, cuccioletto, calma. Calma. Qua, secondo me, l'unico modo per liberarlo è del C4. lo piazziamo sulla colonna e vediamo che succede. Oh. Ehi, va tutto bene. È intrappolata. Ma non credo sia ferita. Cavolo, quelle esplosioni devono aver causato il crollo. Calma, calma. Shh. Va tutto bene. Scusa, cara, ti tireremo fuori. Ok, liberiamo l'elefante. Infatti, il pachiderma, ragazzi, potrebbe esserci utile. Ecco qua. No, aspetta un attimo. Dobbiamo saltare giù. Possiamo guidarlo? Stai parlando con me o all'elefante? Entrambi? Piano. Ah, ok, l'abbiamo calmato. Con calma. Ok, passaggio dal pachiderma. Okay, allora. Ottimo. Dove ci porta? Dove vuole. Ah, lo possiamo guidare noi. Oh, perfetto. No. Raga, non riesco a capire se lo possiamo guidare noi. Lì c'è un tesoro. Ehi. Vuoi assaggiare? Ah, col quadrato devi andare a mangiare. Perfetto. Ganzo. Bellissimo. Questa qua gran cosa. Anche fatto bene l'elefante. Che spettacolo, ragazzi. Gioco di luci. Non accelera l'elefante. È abbastanza lento qua il dubbo. Vabbè, strada obbligata. Andiamo da mangiare l'ultimo frutto, dai. Ancora uno. Buon appetito. Ma possiamo scendere volendo? No. Assolutamente. Ok, un bel video, ragazzi. Senti, io non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te. Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo.
E questo coso è tutto ciò che mi resta di lui. Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo. Digli di fermarsi. Perché? Parlo elefantese? No! Abbiamo finito i frutti, ragazzi, per quello. Guarda là. Ecco perché era così agitata. Riguardo alla storia di Sam. Senti, ti capisco, ok? Anch'io ho le mie rogne da risolvere. Non lasciamoci distrarre dalle idiozie, ok? Ok. Ci sta. Andiamo. Ok, ragazzi. Beh, se il resto dovesse andar male, almeno abbiamo riunito una famiglia. Yeah, ma non ti avvicinare. C'è un cucciolo con loro. Giusto. Quindi possiamo rischiare di... Va bene, andrei avanti un altro peretto, ragazzi, giusto per vedere. Magari ci si sblocca qualche altro luogo o qualcosa. Di qua? Giusto per dare un'occhiatina, ragazzi, piano piano. Il nulla. Il nulla più la morte, perché se ci lanciamo lì... Foto. Foto di famiglia, vai. Ecco, la scatto io. Ok, grazie. Spostati un po'. Bene. Ora, allunga il braccio e tieni la mano così. Cosa? Cosa fanno? Come la torre di Pisa. Grazie mille. Grande Nadine. Ne sa una più del diavolo. Va bene, andiamo avanti. Tesoro, l'ho visto. Bene. Questo bracciale è ganzissimo. Mi avvisa, ripeto, quando ci sono delle... Cos'è, un martello? Ci sono delle cose... Però secondo me gli elefanti bloccano. Elefanti da un pezzo, ma me li ricordavo più grandi. Probabilmente sei abituata agli elefanti africani. Questi sono indiani. Che differenza c'è? Sono più piccoli, con orecchie più piccole e come due bozze sul cranio. Ok. Sa parecchie cose la nostra amica qua. Dicevo, questo bracciale qua è utilissimo. Avrei voluto avere anche in... nel 4. Riuscire a scovare un po' più di roba. Lasciare scorte per noi. Prendi quello che ti serve. Bell'idea. No, l'abbiamo passato. Qua, perfetto. Vai, uno. E due. Così, perfetto. Vediamo un attimo cosa ci abbiamo dentro. A parte che... C4, questo subito. Non lo so, quanto ci abbiamo di munizioni? 93 contro... 63, no, riprendiamo quella da 93. Munizioni e basta. Va bene. E nient'altro. Quindi di qua, qua su. Qua su. E proseguiamola in alto. Se no alternative anche di qua. Però voglio vedere un attimo, ragazzi, cos'è quell'affare lì. Ah, di qua scattiamo solo una bella foto. Una gran bella foto, direi. Ok. Possiamo passare da due parti. Voglio provare di qua. Sembra un po' più un luogo, infatti. Esattamente. Ok. Un altro tesoro.
Però praticamente dobbiamo salire lassù. Ok. Adesso mi sembrava corto, raga. Meno male. Strada giusta? Sì. Ok. Ho girato un po' in tondo, mi stavo perdendo. Di qua. Eccolo. No, ho visto. Vai. Ok, quindi lancia che si stacca sicuro? No. Oh. Ci avrei scommesso, ragazzi, che si inclinava o roba del genere, però. Bello. Salto mi gasa. Questo salto mi gasa. Vai. Caeva. No, sta mica Nadine. Ultimamente il salto migliore. Va bene. Guarda, in cima alle scale c'è una luce nell'acqua. Ok. Siamo, abbiamo raggiunto la città, presumo. L'eredità perduta, fantastico. Ciao Belur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Azal. Nessuno tranne Azav. E i suoi uomini? E i suoi uomini. Gli ha smontato un po' il tutto. Ok. Hai rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta. Ora son cazzi. Va bene, ragazzi. Direi che è un bellissimo punto per fermarci e riprendere la prossima volta. Cosa fa Nadine? Si protegge dalla pioggia. Va bene. Dall'acqua, più che altro. Direi che ci possiamo fermare qua. Non lo so. La foto la scattiamo, ragazzi. Io dico di salire. Ok, la foto la scattiamo nell'inizio del prossimo episodio. E come al solito, se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, seguitemi anche su Facebook e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!